Lei ha ancora fiducia che sulla morte di suo fratello si possa fare giustizia quando alla sbarra ci sono degli uomini che vestono una divisa? Assolutamente sì. Assolutamente sì, e prima ancora che giustizia, chiarezza. Guardi, per me questa è già una vittoria. Ne parlavo poco fa e io per 9 anni non ho pianto. Lei prima mi ha detto che sono coraggiosa. Io non sono coraggiosa, io sono stata costretta a rimboccarmi le maniche, a mettere in stand-by il mio dolore ed a farmi carico di questa battaglia. Continuo a definirla battaglia perché di fatto sono queste. In qualche modo a farmi carico del ruolo che sarebbe dello Stato se la nostra giustizia fosse davvero giusta e davvero uguale per tutti. Oggi, finalmente. Posso piangere perché so che finalmente la giustizia sta seguendo il suo corso nella maniera giusta, con i giusti imputati e con i giusti capi di imputazione. Ve lo ricordate cosa si diceva all'inizio? Si parlava di Stefano caduto dalle scale, si parlava di Stefano che sarebbe morto di suo, che tutto sommato sarebbe morto anche a casa sua, che stava talmente bene che quel catetere gliel'avano messo per comodità. Abbiamo affrontato processi lunghissimi nei quali il processo in realtà si faceva al morto, eppure siamo andati avanti. Oggi siamo in una fase decisiva e quelle persone che per tanti anni si sono nascosti consentendo che qualcun altro venisse processato al posto loro, oggi sono sul banco degli imputati. E io ho fiducia perché mi si sta dando dimostrazione finalmente che la giustizia può esistere per tutti, Allora, compreso Stefano Cucchi. Mi piacerebbe che il ministro Salvini, prima di incontrare la sorella di Stefano Cucchi, guardasse il film, perché quel film è estremamente attuale. Mi piacerebbe incontrarlo, mi piacerebbe che il ministro Salvini mi guardasse negli occhi e dietro quegli occhi, dietro il mio sguardo, vedesse la mia storia, la mia persona e la storia di Stefano. E mi piacerebbe chiedere al ministro se è giusto che questa famiglia, come tante altre famiglie, lei le ha citate, sono costrette a subire quella che io ritengo un'ulteriore violenza. Matteo Salvini è leader di un partito nel quale è stato eletto un ex poliziotto, Gianni Tonelli, membro del SAP e che in più occasioni aveva avuto parole molto dure, molto polemiche, quasi di scherno nei riguardi dei suoi e della sua famiglia e delle famiglie di quelle altre persone che hanno visto perdere la vita dopo un contatto diretto con le forze dell'ordine. Tonelli, oltre che essere a mio avviso una persona assolutamente sgradevole, ignobile, che spesso mi accusa di strumentalizzazione, posso dire serenamente che si è fatto la campagna elettorale sulla pelle di mio fratello e di tanti altri. E una cosa la vorrei dire, siccome vengo spesso etichettata come il partito antipolizia, io sono tutt'altro che il partito antipolizia. Innanzitutto credo che non tutte le forze dell'ordine, o perlomeno le forze dell'ordine serie, oneste e per bene, non si riconoscono nel signor Tonelli. E credo anche, e non ho mai smesso di dirlo, ma perché lo penso, che le forze dell'ordine sono altre, quelle che ogni giorno si battono, sacrificano la loro vita per tutelare noi stessi. Il signor Tonelli, tra l'altro, assieme ad altri suoi colleghi, è imputato per aver offeso più volte ripetutamente la mia Allora. famiglia e Stefano. Sicuramente siamo di fronte ad un enorme problema culturale, la nostra storia. E parlo di quello che è capitato a Stefano, ma anche di tutto ciò che è avvenuto da quel giorno in poi, credo che in qualche maniera lo dimostri, ma se d'altra parte noi abbiamo quello che oggi è l'attuale ministro, che nel momento in cui si discuteva dell'approvazione della legge sul reato di tortura, diceva che una simile legge avrebbe legato le mani alle forze dell'ordine e che poi in fondo durante un fermo, se ci scappano due schiaffi e qualcuno si fa male, può capitare, io ritengo che tutte queste persone si sentano legittimate ad esprimersi in questa maniera.